Siamo partiti per questo video, serve assolutamente una sigla, la immaginerei così. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Mi darete del pazzo e ne avete tutto il diritto per farlo, ma come ogni anno succede sempre la stessa cosa, siamo di fronte alla grande scelta che potrebbe un po', diciamo, disturbare gli equilibri familiari sul fatto di portarsi in vacanza la bicicletta sì o la bicicletta no. Oggi in questo video vorrei trattare la prima di queste due eventualità, cioè il fatto, ahimè, di non portare con noi la bicicletta e quindi andare a fare una sorta di scenari possibili dei comportamenti da fare e da non fare durante la permanenza nelle nostre vacanze. Ora, facciamo un po' il punto della situazione. Se parliamo di solamente una settimana, vi posso garantire che non succede assolutamente nulla. Potreste fare e vincere anche il campionato mondiale di ozio sul divano, che per una settimana non comporta un deficit estremamente gravoso sulla vostra condizione. Perderete un po' di brillantezza, ma poi in poche uscite riuscirete sicuramente a tornare ed avrete fatto il pieno di energia. Un po' diverso invece se prevediamo, e ve lo auguro ovviamente e meritatamente, la permanenza in vacanza senza la bicicletta per 2 settimane. Bisognerebbe anzitutto fare una sorta di inventario, cioè a ritroso qual è la nostra situazione. Se siamo dei ciclisti che hanno fino a questo punto effettuato un gran numero di chilometri e dislivello e se abbiamo previsto durante la nostra stagione un certo numero di lavori specifici, ecco che succede che in queste 2 settimane, anche se abbiamo un calo prestazionale, diciamo quantificabile in un 15-20%, se a ritroso abbiamo tutte queste diciamo tipo di situazioni, con poche uscite in bicicletta, 3 o 4, il nostro livello di forma tornerà sicuramente ad essere piuttosto buono, con l'aggiunta del fatto che ci siamo peraltro anche riposati. È molto importante sapersi aiutare durante le vacanze al mare. Allora, ci sono delle cose che andrebbero assolutamente non fatte, e vi dico questo perché confrontandomi con tanti ciclamatori, molte volte emerge questa eventualità, cioè che cosa? Allora, a fronte di un calo di attività aerobica, e per molti ovviamente c'è questa irresistibile, irrefrenabile volontà di continuare a fare attività cardiovascolare, e la scelta cade naturalmente sul fatto di non avere la bicicletta, sulla corsa a piedi. Va de retro, Satana! Dal mio punto di vista poi dedicherò un video a questa speciale mia presa di posizione nei confronti della corsa a piedi rispetto all'integrazione con il ciclismo, ma questo appunto lo faremo in un altro momento. Per quanto riguarda il periodo di assenza dal ciclismo, non mi andate a correre a piedi, poi vi spiegherò il perché. C'è un'altra validissima alternativa: se siete al mare, evidentemente potete nuotare in tutte le forme del nuoto che si possano immaginare, lunghe nuotate, corte con più cambi di ritmo e quindi poter avere anche delle attivazioni di tipo anaerobico in poche, diciamo, decine di metri. Quindi un'attivazione dal punto di vista cardiovascolare assolutamente completa, senza la probabilità di andare a inficiare sulla muscolatura che la corsa a piedi potrebbe decisamente creare nel nostro impianto muscolare. Un'altra cosa molto utile potrebbero essere sicuramente le lunghe camminate. Queste le potete fare anche con un piccolo, diciamo, trucchetto. Se volete potenziare un po' la vostra muscolatura, immergetevi nell'acqua fino alle ginocchia, creerà ovviamente un po' di difficoltazione questo tipo di camminata e quindi ci sarà una reazione di tipo muscolare maggiore. Tutto questo non è che aumenti la vostra forza muscolare, ma di sicuro farà di tutto per il mantenimento delle vostre fibre muscolari. Anche questa è una cosa assolutamente da poter fare durante
il periodo di inattività ciclistica. Altra cosa assolutamente molto ma molto importante è il tipo di alimentazione. Stiamo attenti a non eccedere troppo. È chiaro che le degustazioni locali, i piatti tipici delle nostre località vacanziere andranno sicuramente certamente gustate. Stiamo molto attenti alle quantità, perché sono queste che naturalmente ci metteranno un po' in difficoltà. Prendere un paio di chili non è una cosa così grave, se ne prendiamo un po' di più poi da smaltire diventerà altresì piuttosto preoccupante. Ok? Un'altra cosa assolutamente da portare in valigia è quella di armarsi di buona volontà per fare tanti esercizi di allungamento. Se durante la settimana, perché non abbiamo tempo, perché non riusciamo ad inserire esercizi di stretching, è la buonissima occasione, opportunità di iniziare a fare questo genere di attività, e poi magari chissà se riusciremo anche con l'abitudine a portarcela dietro anche nel proseguo della stagione. Allungamenti, 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 perché sono veramente fondamentali. Detto questo, siamo arrivati in conclusione di questo video, che spero vi possa essere stato utile per organizzarvi al meglio durante le vostre vacanze. Possiamo chiudere con la sigla finale. Ciak, per quest'anno vado al mare senza bici, devo stare. Ciao ragazzi.